Salve onorevoli, benvenuti qui in questo nuovissimo episodio. Siamo su The Elder Scrolls 4 Oblivion. Io sono l'Arax di Cormaris e nello scorso episodio ci hanno lasciati col completamento della missione secondaria le due facce della moneta. E ora, più che mai, volevo continuare l'altra missione secondaria, che è una confraternita tradita, che ci dice che questo cacciatore di vampiri, Brandon Lyrian, che vive qui a Bruma, era un vampiro. È stato ucciso da un cacciatore di vampiri di nome Rainil Dralas. Piccolo Murloc, ok che vuoi essere partecipe? Sì, c'è anche il Murloc, ma basta. Basta. Dralas, che lo so già, è un elfo oscuro, perché Dralas è un tipico cognome da elfo oscuro. Ed è bellissimo, perché una volta che giochi Morrowind, indirettamente li memorizzi. Quindi dici Dralas, ah Dralas, elfo oscuro, brutta feccia. Le circostanze dell'incidente però sono molto vaghe. Devo andare sulla scena dell'omicidio a casa di Brandon e investigare. Quindi, non so, iniziamo a fare Jessica Fletcher e nella stessa sera, dopo che abbiamo trovato il corpo della signorina e tutto il resto, entriamo nella scena del crimine. Allò? You're going to have to leave. This is a crime scene, and no one other than ourselves, our Reynald Drellis, will be allowed access. Proviamo a We'll see. persuaderlo. È felice. Qui è You're triste. revolting. Tic, Is that facciamo what tac, tac. E siamo più o remarkable? meno praticamente dove eravamo prima. You Facciamo should tac, really inter tac, No, you're tac. wasting your E breath. fino a quando continua così va bene. Quindi facciamo You should tic, be ashamed. You're tic. wasting your breath. Ah. Hmm, really? Non è andato Interesting. bene questa persuasione. Mentre mi inviano messaggi su Ugh. Discord, puttana Eva, devo What imparare a a great mutarlo. story. Da You quando l'ho can't imparato a usare la do mia ragazza this. è un trauma. What È can un I trauma, say? ragazzi. Non insegnate la vostra. Ah, You're basta! wasting your breath. Dio santo. Dio. Goodness. Really? Not funny. Not Ok. even a little bit. È bellissimo perché oramai mi Is viene that so? naturale. Quasi. Qui ci What a siamo great story. imbrogliati da soli. Please, you're revolting. Facciamo tac. Oh, please. Ci blocchiamo da soli, sono Really? stupido. Get up. Goodness. What can I say? Ugh. That's well done. Please, you can't scare me. Not funny. Quando Remarkable. paradossalmente You dovete can't. sempre What a giocare wonderful su i compliment. valori alti, voi dite, beh, grazie al I wish cazzo. I could No, say nel that. You senso should che, be ashamed. You per can't. esempio qui, bam, No, you do. All right, I get it. vabbè, basta continuare con la persuasione, basta anche così, quindi. Rainil The Dralas. culprit in this crime has already been dealt with. It's just a matter of wrapping up the details. I'd tell you more, but frankly, I don't know who you are, so I'm not. Eccolo. Go ahead. Appunto. Sto dicendo in maniera implicita, Really? corrompimi. Get up. You can't. Goodness. What? That will. I Ora see. ti I basta? Ecco. suppose there's no harm in telling you what happened. Word is bound to get around Bruma anyway. Turns out that Brandon Lyrian Insomma. is a vampire. Or was. If it wasn't for Rainiel Drellis, we may never have uncovered the truth. Let me explain. In the last week or so, we've found two bodies stashed in shallow graves outside the city walls. The bodies had puncture wounds on their necks. The bodies were those of some beggars who used to wander the streets looking for handouts. Vampire probably thought no one would miss them. Luckily for us, Raynal arrived in town. He said he was a vampire hunter, so we asked for his help. He tracked the vampire to this house. When he entered the place around noon, Brayden was sleeping. He was able to slay him at that point. Luckily, Brayden's wife wasn't home. Poor thing. She didn't even know her husband was infected. We did a follow-up investigation, and it's true that no one recollects seeing Brayden out in the daylight. He's only been spotted at night. I'm afraid there's not much more to tell you, so you can see we really don't need any help, but thanks for the offer. Ma in realtà non ti ho offerto il mio aiuto. Due.
non ci sono lavori serali qui, non so, se uno fa la sentinella di sera è automaticamente un vampiro. Tre, è troppo ambigua come situazione, perché se lui era veramente un vampiro non avrebbe mai ucciso dei mendicanti, al massimo avrebbe ucciso i mercanti girovaghi. Perché appunto se uccidi un mendicante della città, tutti capiscono che sei della città. Quindi, chiediamo di Brandon Lirian. As far as I know, he was a good man. I never saw this coming. But vampires are masters of deception, so I guess it makes sense. Beh, in realtà no, non sono maestri d'inganno, dipende, cioè... Certo, se sei un maestro dell'inganno riesci a sopravvivere di più, quindi magari si crea la fama. Ah, guarda, i vampiri più cattivi sono i maestri dell'inganno, ma non vuol dire che sono maestri dell'inganno. I'm impressed. It only took him a day to track the vampire down. I guess that's why he does it for a living. Ah, credo che non lo faccia per vivere. Question anyone in town. They shouldn't give you too... La truffa ripetuta con il cadavere di Brandon è un crimine ed insospettirà le autorità. La truffa ripetuta. Che cazzo significa? It's all over, ah, in quel senso. Eva Troia. Dai. You're going to have... Che palle. They shouldn't give you too much. Ok. Siamo dove eravamo. Proviamo a parlare con la vecchia. Perhaps you can help me. I can't believe ecco. This is happening. Please. Please. I need your help. My husband was no vampire. It's ridiculous. No one will listen to me. Io ti voglio ascoltare, ma ti prego non lamentarti. Mi danno fastidio le persone Forgive si lamentano. Me. I loved my husband. Minchia, che calma. And to lose him this way makes no sense. Anything you can do to help ma would be wonderful. È bellissimo. This is all happening so fast. È bellissimo che prende... No, mio marito! E tu dici, ma stai calmo. Ah, ok, va bene. Comunque sono dispiaciuta per mio marito. Io, ok? Che poker face! Dimmi cosa è successo. I came home only just a few hours ago. I found the door open and my brain dead. Standing over him was a Dunmer. Come addosso. I screamed and ran out into the street. Some city watch were nearby and heard me, I suppose, as they arrived quickly. I heard the Dunmer identify himself as Rainil Drelis. He said he was a vampire hunter, and that Brayden was his mark. The guard seemed to know about Rainil, and after a search of the house, the body of some beggar was found stashed in our basement. The guard sent for Carius, who is an investigator for crimes here in Bruma. In minutes, Rainil convinced Carius that Brayden was a vampire. Sei in poco tempo, ragazzi. Qui sta la cosa, diciamo, i piccoli dettagli. Prima di tutto, se io sono un vampiro, perché dovrei nascondere nel mio scantinato un cadavere? È da stupidi, dal momento che i vampiri sono molto forti, lo possono trasportare con semplicità. Anche il semplice fatto di lasciarlo al vicino sarebbe stata un'ottima idea. Comunque, vedete, non mi puoi dire, è un maestro dell'inganno. Poi mi sbaglia uccidendo i mendicanti della mia stessa della tua stessa città. Mi sbaglia mettendo il cadavere nella tua stessa casa, che è sbagliato perché dopo qualche giorno si sentirebbe la puzza di morto per metà Brandil, sì Brandil, per metà Bruma, che era anche piccola. Terzo punto a sfavore di questo Dunmer è il fatto che lì ha detto era addosso. Perché era addosso? Cioè, se io sono un ammazza vampiri, non devo saltare addosso a un vampiro per ucciderlo, anzi devo stare anche a debita distanza. Per questo di solito i cacciatori di vampiri giocano con le armi lunghe, armi a due mani, perché gli permette di tenere una distanza, o con le lance. E anche qui, altro piccolo indizio. Questo Dunmer ha convinto un investigatore in così poco tempo. Perché un Dunmer, che è uno straniero, una città dei Nord, che qui i Nord sono anche in conflitto con i Dunmer da secoli, infatti vedete in Skyrim il quartiere grigio di Windelm, se lo sai, era Windelm se non erro, fa capire che c'è qualcosa che non va, perché ricordate che i vampiri hanno charm come incantesimo, quindi in poco tempo possono convincere una sola persona. Poi un investigatore scafato
come può essere il ragazzone, perché per diventare investigatore credo che abbia investigato su alcune robe, non sia il novizio del momento. Come ha fatto a farsi convincere in così poco tempo praticamente da uno straniero? Le prove non promettono bene per Brandon. Well, of course it does. It was obviously planted here. Why would he stash a body in his own house? That's Appunto. ridiculous. And another thing. The guards are making a big deal out of no one seeing Braden out in the daylight. Well, of course that's the case. He works at night and has to sleep during the day. Why does that make him a vampire? Appunto. It's all that Raynal character. I don't trust him. The thing that bothers me the most is that I swear I've seen him before. Of course, he says he's never been here. Look, there isn't much more to say. Please, help me clear my husband's name. Ok, chiediamo di Rainil. I have no idea where he'd be. Just find him and make him tell you the truth. I swear he's a liar. Chiediamoli di diceria. Ok, Olav's Tap and Tack is a good, inexpensive place for travelers. I know I sound desperate. bene. Quindi, se io rientro, le guardie se ne sono andate. No, proviamo a trovare il ragazzone. Notte dorme durante il giorno. Sospetta anche che qualcuno abbia messo lì il cadavere per incriminarlo. Sembra sospettare. Che dovrei trovare Rainil e fargli qualche domanda. Devo fare in giro delle locande di città. Beh, sicuramente si troverà nella locanda più alto locata. Mentre stavo girando sulla casa per vedere se stava qualche botola che mi permetteva di accedere. Allora, una che io sappia è qui. Ed sono praticamente diametralmente una di fronte all'altra. Quindi entriamo. Vediamo se qui è What il can I coso. do for Vediamo dove è delle Anyone diceria. looking for work should cons Bla bla bla. Yes, the vampire hunter. As far as I know, he just showed up recently here in Bruma. You see Non ci ha detto dov'è. Piccolo Murloc ci consiglia di andare direttamente all'altra taverna. Anche se da vampiro, cioè da vampiro, da cacciatore di vampiri, mi sarei aspettato dopo una bella taglia da vampiro. Si sarebbe fatto una nottata nella più prestigiosa locanda della città, non che si sarebbe, Hello. come dire, sarebbe andato a dormire nella quella dei più pezzenti. How do you do? Anyone? I'm really Tu? tired. Can we get on with? No, no, non sei tu. Tu sei Shadow l'annoiato. hide you. What can I do? Rumors? Anyone looking for? Bla bla bla. I Brandon? know I may be out of line by saying this, but I think the city guards may be wrong. It's hard to imagine Braden was a vampire. I could have sworn I saw him outside in the daylight before. Unless he just got that disease very recently, I'd say they were mistaken. When I heard Raynil killed him, I didn't know what to think. But after your visit here, I'm beginning to wonder. Rainil? I usually don't give out that kind of information, especially to Ah, che palle. Make it quick. Questo mi odia, qui è felice. Qui anche. Cioè, qui è felice. Qui sì, qui no, qui no. Quindi, I'm tac. not buying that one. Tac, tac, No tac. E more. abbiamo ristabilito You're quello di prima. frightening me. Facciamo That's a bit tac. excessive, don't you think? Not bad. Aia. I accept. E abbiamo I have no ristabilito ancora choice. quello di You're prima. full. That's a bit excessive, don't you think? Don't. Not Ok, a bad. Not bad at 45. all. Tac. Don't, please. I'm sorry. Ah. Sure. You Was that supposed to be a compliment? Sì, è un That's a bit excessive. complimento, tu La accettalo. Whatever you Ok, want. 57. I usually don't. Oh, che palle, perché All ti devo right. corrompere ogni volta? Thank you. I usually. Dai, non dimmi che Yes, ti devo far arrivare a thank you. 60. I. Cioè, a We'll 70 see. più che altro, dai, che See. palle! Now that'll Non get you voglio something. pagarti. Raynal's staying in the last room down the hall upstairs. Here's the key. I always liked Braden and Arlene. They were a nice couple.
I hope you get to the bottom of this, because I don't believe he was a vampire either. Ok, quindi vediamo di andare nell'ultima stanza. Visto che c'è la tua chiave. Sono entrato nella stanza di Randy, devo esplorare dappertutto con attenzione per vedere se c'è qualcosa di sospetto. No, in realtà non c'è nulla di sospetto fino ad ora. Cassettone. Dai, sei così stupido! Prima di tutto c'è da dire che c'è... Allora, nella stanza di Rainil, nella locanda, ho trovato un piccolo diario. Sembra che facesse parte di un gruppo di avventurieri che scoprirono un manufatto tra alcune rovine ai Lei. Decisero di nascondere il manufatto in una grotta finché non avessero potuto saperne di più. Ognuno di loro prese una chiave dello scrigno in cui lo chiusero. Gli altri due membri del gruppo erano Brandon e qualcuno di nome Gelleburn. Devo scoprire di più su questo Gelleburn per confermare i miei sospetti su Rainil. Olav potrebbe essere d'aiuto. Ok, quante pagine sono? Porca puttana. Buona lettura, ragazzi! Per me, almeno. L'ottavo giorno era trascorso e ancora non vi era traccia del manufatto. Avevamo ormai coperto gran parte di quanto restava della torre di guardia esterna. Ero vistato tra le rovine crollate della porta maestra, senza... Scusate. Senza scovare neppure un indizio sul luogo in cui era sepolto. Una profonda calma pervadeva le rovine, come in segno di rispetto verso gli antichi abitanti Aileid che scomparvero da questi luoghi molto tempo fa. Non incontrammo alcuna ostilità, tuttavia all'occorrenza sapevamo che eravamo pronti. La confraternita si era già trovata a fronteggiare difficoltà anche peggiori. Confraternita? Che confraternita? Bradon pagò una cospicua somma di denaro per avere informazioni sul luogo in cui era celato il nostro tesoro e io mi augurai che tutto ciò che... non si tramutasse in un nuovo fallimento. Quella mattina il nostro accampamento subì incursioni di alcuni banditi intenzionati a proteggere quello che reclamavano come loro territorio. Considerando che ci superavano tre volte il numero, rispondemmo in modo eccellente all'assalto. Soltanto Rainil riportò una lieve ferita, sanata facilmente con la pozione di Brandon. Aveva saggiamente portato con sé nella nostra spedizione. Sgombrammo il campo dei cadaveri dei banditi, poi ci apprestammo ad affrontare la porzione più vasta delle rovine. I resti del grande torrione. Due delle mura della costruzione, un tempo poderosa, erano crollate rovinosamente, spargendo tutto intorno le vistose pietre biancastre, così caratteristiche dell'architettura Aireid, in questa parte di Tamriel. Ciò rendeva espugnare le rovine un compito assai difficoltoso, perché molte delle maggiori porzioni di mura erano di gran lunga troppo pesanti per poterle spostare. Bradon suggerì di cercare al centro della fondamenta del palazzo, sperando di trovare qualche ingresso sotterraneo, cosa assai consueta nei terrioni di quel tipo. La sua intuizione si rivelò assai fruttuosa, poiché dopo molteplici ore di estenuante lavoro riuscimmo a liberare un'angusta... Perché tutto attaccato? Un'angusta apertura larga appena quanto bastava per potervisi infiltrare fino a raggiungere un antico pozzo incorniciato da una scala che conduceva nelle viscere della terra. Decidemmo di attendere le prime luci del mattino per dare inizio alla nostra discesa nei sotterranei di quelle rovine. Dopo un sonno inquieto, tutti noi eravamo eccitati dall'idea di ciò che avevamo potuto trovare. Affondammo con impazienza le nostre torce in un recipiente di pece appena aperto. Riaccendemmo e ci infilammo nella nera oscurità del pozzo. L'aria stantia era carica di polvere e di finissima sabbia, segno eloquente che nessuno si era addentrato in quella parte delle rovine da lunghissimo tempo. Il nostro entusiasmo crebbe, poiché ciò significava che nessun altro ladro di tombe vi era giunto prima di noi. Il pozzo infine terminò mutando in un singolare corridoio che si insinuava serpeggiando verso nord, mentre procedevamo con grande cautela. Io saggiavo meticolosamente il pavimento e le pareti alla ricerca di congegni a scatto, corde, trappola o piastre a pressione. Quella era la mia specialità.
Gli Eleid erano ben noti per le loro ingegnose trappole poste a protezione delle loro tombe, ed io non volevo proprio correre alcun rischio. Bradon, lo studioso della confraternita, si faceva sempre più eccitato man mano che attraversava il passaggio, decifrando le iscrizioni sulle pareti, in lui crebbe la certezza di aver infine trovato la reale ubicazione del nostro tesoro. Dopo molti minuti di cammino, ancora gioimmo alla vista di ciò che speravamo di trovare. Il corridoio terminava contro una pesante porta metallica che recava un ragno scolpito sulla sua superficie. Ecco il momento in cui sarebbero state messe alla prova le informazioni raccolte da Brandon. Si ipotizzava che la porta fosse dotata di una chiave a combinazione. Tirando le zampe del ragno in una precisa sequenza, la si sarebbe potuta aprire. Ogni combinazione errata avrebbe significato la nostra morte, forse scatenando il crollo del corridoio, oppure una qualunque altra trappola ugualmente mortale. Con mano tremante tirai le zampe del ragno una ad una nell'ordine che avevamo imparato a memoria: la sesta, poi la prima, la seconda, l'ottava e infine ancora la prima. Chiusi gli occhi come udì pochi deboli click. Poi la porta con uno scatto si aprì. Tutti noi tirammo un sospiro di sollievo, spingendo la porta per aprirla a sufficienza. Mi ritrovai a guardare all'interno di un'immensa sala con un piedistallo al centro. Poggiato sul piedistallo, illuminato da un fascio sottile di luce solare che proveniva da un piccolo foro nel soffitto, si trovava il nostro tesoro. Il gigantesco mosaico di un ragno stilizzato ricopriva l'intero pavimento. Tutte le otto zampe del ragno convergevano in un punto davanti alla porta dell'ingresso. Quella era l'ultima delle trappole che gli Aleid avevano lasciato a difesa del loro tesoro. Di nuovo, se non fosse stato per l'abilità di Brandon nel procurarsi informazioni, non avremmo mai potuto superare quell'ultima difesa. Istruì Brandon e Rainil di restare sulla porta d'ingresso e di legarvi una corda attorno alla cintura, giusto nel caso avessi incontrato un inaspettato trabocchetto. Mio Dio, ragazzi, sto perdendo il fiato! Con grande cautela iniziai a camminare lungo le tessere scure che costituivano la terza zampa del ragno. Procedevo con la fronte imperlata di sudore, perché il percorso fatto di piccoli frammenti di ceramica si faceva assai stretto alla partenza ed un solo passo falso poteva una volta ancora significare una morte improvvisa. Ma la morte non arrivò, le informazioni si erano rivelate esatte ed io potei raggiungere il piedistallo e portare al sicuro il manufatto. Lesti per quanto ci fu possibile, tornammo sui nostri passi ed uscimmo alla luce del giorno. Una volta ancora la confraternita aveva trionfato ed era ormai tempo di fare ritorno a casa. Alla taverna quella notte decidemmo di stringere un patto. Avremmo nascosto il manufatto in una grotta non lontana da Bruma per tornarlo a cercare in seguito. Un oggetto di quella potenza poteva rivelarsi assai pericoloso nelle mani sbagliate, e noi non l'avremmo certamente voluto vendere senza comprenderne il reale valore. Brandon accettò di pagare un artigiano locale poiché fabbricasse uno scrigno con tre serrature. Ciascuno di noi doveva avere conservata la chiave per una sola delle serrature, così che nessuno potesse avere il manufatto senza che gli altri fossero presenti. Per il resto della sera bevemmo allegramente e cantammo più volte una canzone sulle avventure passate e su quelle a venire. Chi è che vi fa le missioni dove vi legge tutto il cazzo del diario? Bene. Hi. Quindi parliamo con lui. What can I do for you today? Nothing else I can tell you about him. He come. Ok, chiediamogli di Gelleborn. Gelleborn? That's odd that you should mention that name. Reynold told me that he was the last vampire. Che casualità. Yeah, that's right. Somewhere in Skingrad, I believe. He said he tracked Gelleborn down and killed him. Che that's casualità. That's why the guards trust him so readily. They had gotten word from Skingrad City Watch about Rainil and his so-called accomplishment. Quindi lui è ingannato quella di Skingrad, quindi non ha avuto troppi problemi a indagare anche su quell'altra. Quindi direi di ritornare alla casa.
sperando che ora le guardie si sono levate dal cazzo dal momento che abbiamo sbloccato nuovi stage della quest. No, manco per un cazzo, sono ancora qui. Devi provare a salvare. Hello. So, any new revelations in your investigation? Sì, brutto demente. How do you know about that? Oh, too many people don't know how to keep quiet about official matters. Very well. The Skingrad City Watch informed us that Gellaborn was killed by Raynal not too long ago. Gellaborn was a vampire as well, obviously. Non sono d'accordo. What do you mean you disagree? That's a bold statement. What proof do you have that Gellaborn was not a vampire? Questo diario. O il diario di Gellaborn. I don't know what to say. It all makes perfect sense now. Why else would Raynal have removed this journal from the crime scene in Skingrad? Più che altro perché non l'ha bruciato. Of a key either. It must have been removed by Raynal from Brayden's body before we arrived. Già. To think that two innocent men were killed. And that I'm responsible for one of their deaths, I'm speechless. I will rouse the guard and begin a search for him in the city. Meet me at Olev's Tap and Tack in 1 hour. Ok, ora che se ne... mi hanno tolto il cadavere. Parliamo con lei. Do you have any more questions? I'm a chiediamo di lui. Yes, I remember Brayden mentioning that name once. He was part of the brotherhood he had created with Raynal. Ma perché non l'hai detto prima, testa di cazzo? Non gli potevi dire, guardate, ero in confraternita il vampiro e il cacciatore di vampiri. Porco Giuda. I know I sound desperate, but I know I'm right. Direi di andare nel seminterrato. Sguardo seducente. Volantino, comprare, vendere, che importa, noi vabbè, bla bla bla. Ladro di virtù, te lo puoi tenere. Qui dove stava la chiazzetta di sangue. Molto facile. Cazzo, io ne ho solo due. Direi di fare un bel salvataggio. Un bel salvataggio lo facciamo. Fantastico. Barda, è vuoto. Che palle. Quindi usciamo. Ok, il corpo l'hanno levato a quanto pare. Quindi ci muoviamo verso la nostra amatissima locanda. Detto tra un'ora, ma credo che anche ora va più che bene. E facciamo un altro salvataggio. Perché sono un codardo, ammetti. Ah, devo parlare con lui. Bruma? Just look for me if you need anything else. Devo seriamente aspettare un'ora? I'm really... oh, che palle! Aspetto un'ora. Perché secondo me questo è scappato. Non lo so. Hello. Anything else I can help? And nothing else I can tell you about him. Just look for... cosa dovrei fare? Volete dire a Kay, si è indignato per la storia del che contiene e ha giurato solamente di assicurare alla giustizia. Vabbè, è andato ad avvisare le guardie, ha detto di incontrarci tra un'ora allo zippo del chiodo di Olaf. For me, if you need anything else. Non dirmi che si è buggato, 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 non dirmi che si è buggato. Ma con chi cazzo dovrei parlare? Ma no, io non devo parlare con Olaf, devo parlare. Just before I arrived here, I received a report from one of our scouts watching the roads. Raynal was spotted heading west out of Bruma. The scout tried to follow, but lost him in the mountains. The only cave to the west that comes close to the one described in Gellaborn's journal is Boreal Stone Cave. That must be where he's headed. Okay. You must get there before he acquires whatever artifact is being kept there and makes his escape. I'm keeping the city guard in Bruma, as Raynal doesn't know we're after him. If he sees a guard, he may panic and run. My only hope at the moment. Giustamente. Please, you have my authorization to do everything you can to bring him to justice. If he won't surrender, I think you know what to do.
Hurry. I fear you have a day at the most to stop him. Tutti che vanno di fretta, eh. I can't wait to get my hands on Raynil. He'll become very familiar with Bruma's dungeons or the end of my blade if he doesn't come peacefully. Non credo che un vampiro sia così facile da mantenere. Raynil will pay for both crimes. Gellaborn was likely another innocent he slain. I'll make sure Skingrad City Watch hears of this. Meraviglio che Skingrad non abbia notato una simile. If all you say is true, Raynil will answer for Brayden's death. Una simile cosa, poi capirete il perché. Forse perché effettivamente si sarebbe esposto troppo, ma queste sono altre mie dissertazioni. Porco Giuda, dove cazzo devo arrivare? Tra l'altro mi è finita una torcia. Me ne dai un'altra, ragazzone? E direi che ci vediamo quando siamo alle porte ed è la cosa, insomma, della porco Giuda di caverna. Rieccoci qui. Allora, siamo innanzi alla nostra bellissima caverna della pietra boreale. Sono arrivato alla grotta della pietra boreale. Ok. Abbiamo un arco del fuoco. Che non so se è carico, credo di no. No. Bene. Quindi ci conviene usare questo. Ma magari... Perché il problema è che i vampiri Dunmer sono un gran bel palo su per il culo. E voi direte, perché mai? E beh, il perché se... Ah, ma ci ha visto. Non ne sono sicuro ci abbia visto. Sì, ci ha visto. Dai qua. Congratulations. I had a feeling you would catch on sooner or later. Guarda qua. Leaving that journal behind was a stupid mistake on my part. I saw you enter Olav's Tap and Tack before I could get there, and I knew that I had to sneak out of Bruma somehow. It was only a matter of time before you or Carius figured it out. No matter. After I've killed you, I won't need my vampire hunter ruse any longer. Ma quindi eri un vampiro? Credo di sì, guarda gli occhi. Allora non ti arrendi? Certainly not. I'm surprised Carius didn't send the entire city watch up here. But then I would have seen that coming, I suppose. Oh, complimenti, genio. I expected to lay low for a while and then be on my way. So again, I underestimated you. Brava testa this di cazzo. This leaves me with little choice. Either I fight you now and have a chance at freedom, or I surrender and rot in a city dungeon. I prefer the chance for freedom. Questa è la tua ultima possibilità. Yes, I suppose it is. Well then, we've talked enough. Only one of us will walk out of here alive this day. Good luck. Dai. Porca puttana, si è fatto pelle di pietra sto bastardo. Oltre al fatto che si è fatto dei guanti, ma in che senso? Tra tutte le cose, perché dei guanti? Comunque non ho la certezza che sia un vampiro, però mi sembra di sì, perché facciamo un sacco di danno avendo una spada. Crepa, stronzo. Ho trovato Re nella grotta della pietra boreale. Ha rifiutato di arrendersi e mi ha attaccato. Sono stato costretto a ucciderlo per difendermi. Ora posso recuperare dallo scrigno il manufatto menzionato nel diario, che alla fine è la cosa che più mi fregava. Non me ne fregava un cazzo, onestamente, se lui moriva, viveva o altre cose. Andiamo a dare un'occhiata alla caverna, giusto per pura e scrupolosa, non so, vita d'esplorazione. Oro e Grimbel. Oh, che bello. Non mi potevi fare un regalo più bello. Niente, poi io stupido che non ho comprato il Grimaldello. Cioè, non ho comprato i Grimaldelli, c'è da dire, i Grimaldelli. Altro scrigno, pozioni di guarigione. Ah, si reputa più proficua di quello che sembra questa piccola cavernina. Cavernina, oh mio Dio, parlo come Ned Flanders. No! Non c'è niente, possiamo perquisire il nostro cadavere. E direi che ti rubo anche l'anima. Chiave di Bran, vabbè, sì, tutte e tre le chiavi, giustamente. Però non è un vampiro, contro tutte le previsioni mi ha ingannato. Non sei un vampiro, ciccio bello. Eh sì, cadaveri da leggere. Porco Giuda! No! Di 58. Spada lunga di buon ferro, direi che la dobbiamo buttare giù. Scrigno fradicio. Dopo aver aperto lo scrigno fradicio con le tre chiavi, ho scoperto che il manufatto è un amuleto. Sembra piuttosto comune e non so quale sia la sua funzione. Credo che lo riporterò a Erlin Lirian.
Così lei mi dirà cosa farne. Ok, amuleto mondano. Ma vediamo se ha qualcosa di particolare. Proprio letteralmente un semplice amuleto. No, è letteralmente un semplice amuleto. Non ha nulla di particolare nemmeno nella skin, quindi... Che tristezza, questo qui ha ucciso tre persone per un amuleto mondano. Spero vivamente che non sia così semplice la questione. Rieccoci qui. Ti porto le notizie. Parliamo di lei. I knew I'd recognize Raynil. I think when I first met Brayden many, many years ago, he introduced me to him. They were part of some sort of brotherhood. They would roam Cyrodiil in search of legendary treasures and the like. The only reason he stopped doing that is because we got married and he wanted to settle down. I'm afraid, thanks to Raynil, that time is lost. Eh già, parliamo dell'amuleto mondano. Long ago, I made a promise to Brayden. I promise to never reveal to anyone what I'm about to reveal to you now. Okay. However, because you've avenged his unjust death, I feel that Brayden would understand why I'm breaking that pact. Parla. Brayden told me about this amulet when they first brought it home from whatever distant land it came from. He never really trusted anyone else in the group, and before he secured the treasure in that cave, he had a special enchantment placed upon it. The magic masks the true identity of the item. All it takes is a simple command word, and the amulet would be restored to its true state. Ok. La parola è morta con Brando? No. Ah, ecco. Grazie a Dio. This day would come. He left me knowledge of that word in the event that he died, and I came into possession of the keys. If the other members of Brayden's group were still alive, and I on my deathbed, only then would I pass the knowledge on to them. If you'd give me that amulet, I would like to show you what you've recovered. Ok. Certo, ecco qui. Thank you. I will now speak the word. Qual è la magica parola? Brotherhood. Here is the amulet back. It's as beautiful. Ma mi prendi per il culo. The day I remember seeing it long ago. I want you to keep it, as I have no use for this anymore. Ma I'm seriamente? Certain that's what I want, and I'm certain that's what Brayden would want. I thank you from the bottom Ma? Of my heart. I hope that the amulet helps keep you safe on whatever roads you may travel. C'è la peggio cazzata di sempre. I'm glad he's dead. I know that's a horrible thing to say, but I think you understand. Cioè, praticamente la parola magica era confraternite, come... Cioè, come quello, qual è la parola d'ordine? Boh, porta! E si apre! Ma veramente mi prendi per il culo, cioè... Loro fanno parte di una confraternita, e se per sbaglio uno dice, ah, i bei tempi della confraternita, boom, si sbloccava l'amuleto. Ma vaffanculo, va, fammi vedere sto amuleto di merda che è tardissimo. Fortifica velocità, 6 punti a 6, è inutile. Ma non abbiamo oggetti incantati, quindi lo si apprezza. Ma fatto ciò, signori, purtroppo sono costretto a rammentarvi che il tempo è tiranno, e ci vediamo nel prossimo episodio.